think the girls with their nails done now. Bene ragazzi, ciao amici di Fisherlandia, benvenuti a un nuovo video. Oggi ragazzi sono a presentarvi una new entry in casa d'Aiva, quindi vi voglio parlare, vedere da vicino, la Ninja Evolution, quindi una canna, quindi una serie di canne che colmano un po' tutte quelle che sono le esigenze di chi pesca spinning. Si varia da 1,85 m fino ad arrivare a 2,44 m, devo dire molto molto migliorate. Ninja è un nome che risuona da anni in Daiva, ha visto diverse evoluzioni nel corso del tempo, sempre vista come canna molto 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 economica. In questo caso si colloca nella fascia media, ma devo dire, quasi ve lo dico già, ve lo anticipo già, vi anticipo già quali che saranno le mie considerazioni finali. A giusta ragione, migliorata, migliorata di estetica, migliorata anche nella tipologia di piega, e soprattutto una cosa che mi piace tantissimo è questo variare dalla 1,85 a 2,44 m, ma misurando e centrando in pieno quelle che sono le grammature che servono a chi fa spinning. Assolutamente da notare il centro di quello che sono le nostre lunghezze nella 2,24 m, due canne assolutamente dedicate alla pesca dalla barca per chi vuole affrontare questo tipo di pesca e per chi non vuole spendere troppo. Ma adesso ragazzi, bando alle ciance, andiamo a vedere da vicino e ci vediamo dopo per le nostre considerazioni finali. Ci vediamo dopo. Bene, partiamo come al solito dalla nostra fettuccina, quindi dalla nostra custodia, materiale molto molto semplice, economico, con la scritta stampata. Come vedete abbiamo il nostro marchietto Daiva in questo punto, la scritta Ninja Evolution, che riporta proprio quella che è la serie nuova. Una fettuccina, devo dire, molto molto economica, oltretutto ha solo una tasca, quindi due pezzi si toccano insieme, ma su una canna del genere bisogna andare comunque alla sostanza, e quindi non trovo neanche poi tutto questo errore nel fare un foderino un pochettino più economico, dando qualcosa in più al discorso della canna. Partiamo subito dalla canna. Come vedete, grafica assolutamente nuova di Daiva, vi faccio vedere partendo dal tappo come al solito, addirittura lo stemmino Daiva sotto, questa ghiera è rossa in questo punto, un EVA che in questo caso è protetto dal nylon, perché la canna è chiaramente nuova, con riportato il codice a barre sopra. EVA, devo dire, molto duro, lo vedo e lo posso apprezzare in questo punto della placca. Manico splittato in questo caso, manico piuttosto corto, devo dire la verità, vedete che rispetto al mio gomito è 3 cm arretrato, però è un manico che poi si alza in base alla misura. Vi ricordo che io vi sto facendo vedere la 702H, che è esattamente una 2,13 m, quindi ci sta tutto questo manico. Veniamo al discorso della placca, una placca che conosciamo molto bene, a parte il grilletto, perché sulla light game che io utilizzo dalla barca con il mulinello rotante viene usato questo tipo di placca, che è una Skeletor, noi le chiamiamo così, nel senso che è una placca che lascia, diciamo, trasparire quella che è la canna al di sotto di queste feritoie. Devo dire, placca molto precisa una volta serrata, ghiera veramente bella, e qua c'è la parte poi anche estetica, vedete come si relaziona bene questo rosso amaranto con questo nero. In questo caso la ghiera che ruota per andare a aprire e chiudere la placca è in carbonio, con la sua ghieretina rossa, il simbolino Daiva, che è molto molto apprezzato. Anche in questo caso vi devo dire, una placca che è una placca chiaramente fatta da Fuji, perché qua abbiamo il nostro marchiettino, non so se si vede in questo caso che è il marchiettino Fuji, laddove invece i Fuji non sono negli anelli, ma è un anello che devo dire che funziona bene, perché io l'ho proprio provato sulla light game forzandolo più e più volte con il trecciato sotto sforzo e non ho mai creato problemi. Ma veniamo subito a quelle che sono le tipologie di scritte che troviamo sopra. X45 in questo punto, che è il tipo di carbonio, Braid X, Ninja, la loro scritta, vado veloce, Evolution 702 HFS. Vi ricordo che queste canne partono dalla 612, che è 1,85 m, fino ad arrivare alla 2,44 m, che è la 802, e ogni grammatura, ogni lunghezza, ha almeno due grammature diverse, quindi una gamma veramente completa che poi andiamo a vedere dopo. Chiaramente intervallate queste legature in bicomponente molto molto lucido, devo dire la verità. Qua sotto troviamo tutte le caratteristiche tecniche, il codice della canna 702 HFS,
hai questa che è la sua lunghezza in centimetri, quindi 2 metri e 13, in due sezioni, chiaramente divisione centrale, e ingombro 110 da chiusa. In questo caso abbiamo la 1550 perché è una H, poi troveremo chiaramente anche la, ad esempio, la 702 ML che è una 15 grammi, quindi vedete quanti vario è questo tipo di grammatura su ogni lunghezza. Abbiamo questo carbonio che, come vi dicevo, troviamo anche nella Light Game, un carbonio che nel primo pezzo è un trecciato, un carbonio trecciato. Arriviamo subito alla parte che ho voluto valutare per bene, un anello K doppio ponte il primo, gli altri sono K singoli, li vediamo qua nel secondo pedone. Devo dire che non è un anello Fuji, ma è un anello che mi ha sbalordito, perché è un anello comunque con la pietra in silicio di buona fattezza. Io poi sono uno che non sta molto dietro a quello che è la cura delle canne nel dopo pesca. Devo dire che sulla mia Light Game non ho mai avuto nessun problema, esattamente montato questo anello, né di ossido né di nulla. Qua abbiamo il nostro V-joint, un innesto materiale su materiale, semplicissimo, ma devo dire che funziona anche questo bene. Andiamo a vedere poi il resto della canna guardando un attimino il pedone. Abbiamo sull'appunto di innesto una legatura, devo dire qua una legatura con poca vernice, questo ve lo devo dire, però una rifinitura di tutto rispetto, che invece troviamo assolutamente più lucida sugli anelli. Questo anello K troviamo quindi con l'anello doppio ponte 1, 2, 3, 4, 5 anelli in questo caso, e il nostro puntalino rinforzato che troviamo appunto di buona dimensione, anche il foro di uscita per eventualmente far passare il nostro nodo. E diciamo che questo può essere tutto dalla vista da vicino di questa Ninja Evolution, ma andiamo un attimo alle mie considerazioni finali, perché voglio discutere con voi della possibilità di avere molte lunghezze e molte grammature. Bene ragazzi, quindi abbiamo visto da vicino questa Ninja Evolution. Allora voglio fare subito un cenno su quella che è la possibilità e la gamma di lunghezze e di grammature disponibili. È una gamma di canne che propone 12 canne di 8 misure diverse, quindi vuol dire che qualcuna di loro ha una doppia grammatura, come ad esempio nella misura più corta, una canna che può andare bene per il cucchiaino, quindi abbiamo una 8 grammi, una 10 grammi massimo, che può andare bene per l'acqua dolce, per il cucchiaino, senza ombra di dubbio, perché no, anche qualche piccolo hard bait in torrente, eccetera eccetera. Passiamo attraverso la 722, la 702, la 742, la 802 che è la più lunga. Quindi devo dire un plauso in questo caso ad Aiva, mi piace questo discorso, prima di tutto perché sono canne pensate, quindi la corta ha la grammatura giusta e la lunga ha la grammatura giusta, la media ha la grammatura giusta, oltretutto nella situazione di lunghezza media la Daiva propone due tipi di canne, la 50 e la 60 grammi, che sono idealmente perfette per la pesca in acqua dolce al luccio e soprattutto per la pesca dalla barca sulle mangianze, che è quella che poi noi facciamo assolutamente di più. Quindi nella gamma centrale hanno azzeccato bene, hanno accoppiato bene, quello che voglio dire, la grammatura con la lunghezza della canna. Canna corta, grammatura giusta, canna media, due grammature giuste, per chi ama fare spigole serra, per chi ama fare mangianza o luccio. Per quanto riguarda la canna lunga, una canna più da spigola, più da serra, più da barracuda, long jerk gestiti bene, un buon materiale, una buona flessione, buon allestimento. Solo il tempo ci dirà questi anelli quanto potranno durare, ma io vi posso dire che lo stesso anello lo monto su una canna che è un anno e mezzo che fa le guerre in barca con me, senza nessun tipo di problema. Io non ho avuto, non sono assolutamente una persona che nel dopo pesca si dilunga troppo nella manutenzione, appunto, soprattutto delle canne, e quindi devo dire che funziona bene e si trova bene. Buono il materiale. Ho ancora un ultimo lato positivo, che è assolutamente quello che è il rapporto qualità prezzo, avendo questa ampia scelta, e soprattutto anche l'estetica, perché la Ninja l'ho sempre lasciata un po' da parte, anche perché come canna economica aveva dei competitors che gli andavano un po' a punzecchiare. Devo dire che questa volta questa Ninja Evolution della Daiva mi piace veramente tanto, quindi molti di voi si chiederanno che voto posso dare a questa canna. Assolutamente ci sta un 8,5 pieno, un 8,5 pieno. Mi piace perché è un concetto, è una canna soprattutto pensata dall'azienda. Quindi ragazzi, la trovate disponibile sul nostro sito internet, anche in negozio chiaramente, qua sotto in descrizione trovate il link, così potete andare a vedervi tutte quelle che sono quelle che vi raccontavo, cioè quindi le lunghezze e le varie grammature. Grazie per essere stati con noi, spero che anche questo video vi sia piaciuto. Non vi ho fatto vedere la canna da vicino in questo modo presa in mano, questa ad esempio è la più corta, una canna che abbia una buona flessione. Un'ultima cosa prima di chiudere, che mi stavo dimenticando, mi è piaciuta molto la differenza che c'è in questo punto, quindi nella parte, nella metà
del secondo elemento, dove la Dive ha lavorato molto, e devo dire che ad esempio la differenza fra la 8 e la 10 a parità di lunghezza si sente tantissimo, e questa cosa mi piace, perché è giusto che sia così, una grammatura diversa, deve essere anche diversa la canna, fino ad arrivare poi invece a quelle che sono più dure, più rigide, che possono anche andare bene, perché no, per un top water. Mi sono allungato in questa cosa, vi volevo fare vedere e vi volevo dire anche questa cosa. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, grazie per essere stati con noi, continuate a seguire sui nostri social, se vi è piaciuto il video mettete un like, condividetelo, iscrivetevi al nostro canale YouTube, mettete un like e attivate le notifiche. Grazie per essere stati con noi, io vi saluto, io e la nuova Ninja Evolution vi salutiamo, e come sempre che la pesca sia con voi, sempre! I think the girls with their nails done now. Girls with their nails done now.